Bene, per seconda canzone eseguirò un successo di Petralia Benini, Non è di Spadaro. È una canzoncina popolare nostra toscana che ha per titolo In riva all'Arno. Quando tu mi dicesti sono stanca, facciamo festa con l'amor perché te tu non hai discorsi ed io sono franca, c'è un altro che mi piace più di te. E solo mi lasciasti, di me tu ti scordasti, o donna tanto amata, lì sulla cantonata. E in riva all'Arno andai sulla spalletta, e lì sopramontai ma ben disdetta. Siccome un sonno fare, e volli in giù guardare, ma l'Arno era secco, mia fanciulla. E quella volta io ne feci di nulla. Ma m'era riservato ancor soffrire, credei perfin di perdere il giudizio, quando da casa tua io vidi uscire, lieto e contento, un gaio sposalizio. Di me tu ti scordasti, con altro ti sposasti, da qui dolore pazzo, e dissi, ora m'ammazzo. E in riva all'Arno andai col mio dolore, la pace non trovavo per il mio cuore, e disse allor di voto, mi butterò di sotto, ma l'Arno era in piena bimba mia, e quella volta e prese e venni via. Quando l'immigrante dolor guarito fui, vedendo il tuo marito angelo mio, e dissi che se non ti sposava lui, in quelle condizioni c'ero io. L'è tutto sgangherato, l'è secca allampanato, non ha più scarpe in piede, e a queste e un se ne avvede. E ora a sospirare ci va lui, se si vuole affogare a fare su. Io intanto da illungarlo e rido e guardo l'Arno, se poi mi ridovesse innamorare, sto più tranquillo che ora so notare. Grazie, grazie. Certo, bravo, è sempre molto bravo Luciano Ciaranti. Prenditi questi applausi più che meritati. Sono giù di voce, sono giù di voce. Stasera così siamo un po' decimati, comunque Luciano Ciaranti non si ferma neanche di fronte all'influenza. Mi piace ricordare l'autore di questo pezzo, che è stato autore del Grillo Canterino ai tempi della RAI, insieme a me e Silvano Nelli. Infatti insieme a me e Silvano Nelli c'era Rino Benini, purtroppo scomparso, e questo pezzo molto toscano, molto frizzante, firmato Benini Petralia, Tito Petralia, un altro grande, simpaticissimo questo pezzo. Porto poi con spirito, con maniera molto personale e in maniera spiritosa soprattutto, da Luciano Ciaranti, che non si smentisce mai nel cantare questi pezzi gustosi. E Luciano Ciaranti non può andar via, a parte che sei molto bellino, guarda, vestito così, ragazzi, cardinale. Una cosa, vestito, sei cardinalizio, sì. Benissimo. Televisivo al massimo, no? È bellino da impazzire, sembra quasi un soprammobile così, molto bello, no? Io permetto di scherzare perché è anche un amico Luciano Ciaranti, noi spesso facciamo anche spettacoli insieme. Okay. E negli spettacoli io chiacchiero e tu racconti le barzellette e tu vai via così? Però mi piglia a tradimento. No, che è tradimento? Tu le sai queste cose, al volo, già. Via, una barzelletta, sì. una veloce. Una barzelletta telefonica. C'è uno dice pronto, mi dice che ore sono. Ce la guardi e l'ha sbagliato, perché questa la onna è l'ora esatta. Dice questo gli è in monte di pietà. Dice appunto il mio orologio fucilante voi. E un'altra? Un'altra. Come la ricordo? Guarda, te la suggerisco io. Sì. Tanto parliamo sempre di traffico, questa volta le parliamo scherzosamente. È tua questa, a me piace molto. E di incidenti stradali. Quello che investe quel tizio sul piede, le investe su un piede. Ah, no, sì, è bellina, sì, è bellina, no, è quello.
un vecchio viene investito, no, per la strada, dice ai 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 ai, tu mi hai rotto un piede, tu ma via, dice ma che la fa, non l'ho nemmeno toccato, dice oh, tu mi hai rotto un piede, io voglio 100 milioni di danni, io voglio 100 milioni, io la diretta dice ma io sono mio un miliardario, sai, o io sono mio un millepiedi fischero. Bella è questa, sono battute. Quanto è bello il nostro vernacolo, quanto è bello. Io ti rubo il mestiere, ma sai che tu poi sei contagioso e metti voglia, questa è rapidissima, sicuramente tu la sai, però è sempre bella. Il bambino che va dal pizzicagnolo, e io, pizzicagnolo, mi dà un panino? Il pizzicagnolo guarda, fa, con la coppa? Il bambino fa, perché sono arrivato primo? Così, tanto per scherzare.